Il Comune di Tollo ha chiesto lo stato di calamità naturale perché? Noi quest'anno abbiamo avuto un attacco della peronospora, che è una malattia della vite molto forte. Non siamo riusciti a tutti gli agricoltori, Tollo ha circa 600 agricoltori, non siamo riusciti a fare i trattamenti dovuti perché i terreni erano bagnati, anche pericolosi, quindi non si poteva accedere al fondo e la peronospora ha fatto danni. Ad oggi stiamo cercando di recuperare, ma è molto complicato perché il raccolto è già compromesso. Le cantine, i tecnici hanno stimato che ci sarà una perdita del raccolto, della produzione lorda vendibile di almeno il 50%. Quindi, siccome c'è una legge nazionale che consente di chiedere lo stato di calamità se c'è un danno del 30%, noi abbiamo approvato una delibera di giunta d'accordo con tutte le organizzazioni agricole e l'abbiamo inviata alla Regione e al Ministero delle Politiche Agricole affinché dichiarino, verifichino le condizioni e se ci sono, come noi riteniamo, dichiarino lo stato di calamità naturale. Resta ferma la qualità della produzione che resta? E oggi non si possono fare previsioni perché avremo una riduzione e probabilmente anche dei danni a non solo ai grappoli, ma in alcuni casi ci saranno anche dei danni alla vite, quindi può darsi che alcune vite molto colpite nemmeno l'anno prossimo riescono a produrre. Quindi è veramente una emergenza. Per tutto il nostro settore, naturalmente io parlo per Tollo, ma questi danni sono avvenuti in tutte le zone vicino, in tutti i comuni vicino e anche essi so che anche altri comuni si stanno attivando in questa direzione.